Ciao, sono Vittorio e sono un insegnante, quindi ovviamente vi parlerò di scuola. Ora, la scuola è un luogo pericoloso, ormai lo abbiamo capito tutti. Le strutture sono datate, poco mantenute, i professori sono stressati, motivati, in qualche caso pure di sinistra. Le materie di studio poi non se ne parli, insomma in queste ore si impara il confronto con gli altri, la cura della personalità, la pratica del dialogo, il rispetto delle norme comuni, l'apertura verso le identità diverse, il senso e la varietà delle parole. Quindi insomma si compie in quegli anni un tirocinio democratico che spinge i giovani verso la cittadinanza attiva e consapevole. Evidentemente quindi qualcosa di molto pericoloso, se almeno gli ultimi quattro ministri dell'istruzione hanno aggredito questa minaccia, sono di tagli, riduzioni, finanziamenti alle scuole private. Anche la carrozza, la penultima insomma, che si spacciava per essere vicino alla sinistra, prima ha pensato bene di avviare una sperimentazione che prevede la riduzione di un anno della secondaria superiore, poi pur continuando a parlare di investimenti non ha certo impedito che il finanziamento del fondo di istituto, che è il vero motore economico delle scuole, subisse un ulteriore taglio del 60%. Quindi aspettiamo con ansia le decisioni di Stefano Giannini, l'ultimo ministro, che, ecco, tanto per tranquillizzarci, ha già confermato che vuole continuare sulla strada del taglio da 5 a 4 anni per la secondaria superiore. Ora, su tutto questo un sindaco interviene poco e male, e d'altra parte, nel rispetto ovviamente dei ruoli, dell'autonomia scolastica, dei soffocanti vincoli di bilancio, un sindaco può anzitutto inviare, secondo me, alcuni messaggi politici che almeno tengano alta l'attenzione sui problemi. Quindi può parlare di scuola della Costituzione, di uguaglianza, di accoglienza, di ascensore sociale, di completezza dell'offerta formativa, e può identificare in modo specifico tre, come dire, linee di principio. Ecco. La prima, dobbiamo uscire dall'equivoco di una improponibile autosufficienza, cioè l'idea che la crescita culturale dei nostri giovani inizi e finisca negli stessi luoghi, dall'asilo nido fino all'università. Il nostro territorio ha una sua vocazione scolastica precisa, che culmina nella secondaria superiore. Per i gradi successivi è molto meglio sostenere economicamente i meritevoli, i meno abbienti, in percorsi universitari extra cittadini. Una volta che saranno stati fuori, torneranno, se vorranno tornare, più ricchi e più, appunto, consapevoli. La seconda linea di principio. Nell'ambito della secondaria superiore, un'attenzione specifica la richiedono gli indirizzi tecnici e professionali, e sono le vere chiavi di volta di ogni seria politica del lavoro. E sarà un caso, ma sono stati anche più colpiti e penalizzati dalle ultime controriforme di questo settore. E la terza, la più semplice forse, riguarda il livello linguistico, diciamo. Qualsiasi intervento venga concepito per la scuola, si evita accuratamente di definirlo spesa. E la scuola richiede degli investimenti, le spese richiedono solo tagli. Se la scuola rimane un collettore di spese, i tagli non avranno mai fine. Stasera però dobbiamo essere pragmatici, ovviamente, dobbiamo proporre a Dusca, nelle vesti appunto di futuro sindaco, alcuni progetti realistici, concreti, e anche in questo caso i capitoli sarebbero tanti, si potrebbe parlare di edilizia scolastica, diritto allo studio, orientamento in uscita, soprattutto fra le medie e le superiori, però anche in questo caso penso sia preferibile mettere a fuoco almeno due questioni che secondo me sono cruciali. La prima, le politiche di accoglienza e di integrazione degli immigrati passano tutte inesorabilmente attraverso l'apprendimento linguistico. Oggi ogni scuola si organizza da solo, investendo pochi fondi nell'insegnamento dell'italiano agli studenti stranieri. È il risultato di una irritante inefficienza. Io, nello specifico, mi sono trovato a insegnare il latino a un cinese che non sapeva l'italiano e a cui la scuola non riusciva a offrire nessuna seria alternativa, quindi vi lascio immaginare il risultato. Ecco, credo che una rete, una struttura trasversale fra le scuole che mettesse in comunicazione le risorse e le necessità eviterebbe situazioni di questo genere. Poi la seconda, l'ha già accennata Dusca, ma non posso non riprenderla, il problema del corso di agraria, che una politica pigra e clientelare ha trasformato da una risorsa preziosa che poteva essere per tutta un'area in una specie di oggetto di contesa del tutto inutile, insomma, fra due istituti, uno di Empoli e uno di Castelfiorentino. Ora, considerando la vocazione del territorio, poi riflettendo quel tanto, quel poco che basta sulle dinamiche occupazionali, tutte positive del settore agricolo, c'è da chiedersi che cosa si aspetti e perché non ci si organizzi in questo senso, insomma, ad aprire un indirizzo di studio del genere in quest'area. Ecco, mi sembra evidente che sono ormai venuti meno il coraggio, la fantasia, forse anche la libertà, ecco, per pensare una prospettiva di sviluppo sostenibile a lungo termine. Quindi, e qui veramente chiudo,
io penso questo, noi pensiamo questo, che stia emergendo una classe dirigente giovane d'età ma vecchissima nei comportamenti. Serve una classe dirigente veramente nuova, nuova sul serio, e Brusca per me la rappresenta in pieno, ovviamente, che al nuovismo di facciata opponga l'orgoglio dei propri ideali e la freschezza delle proprie modalità operative.